quando le posture alla guida possono essere dannose per la salute? Dal punto di vista della medicina del lavoro, che è la mia disciplina, qualsiasi tipo di postura fissa può essere per l'apparato muscolo-scheletrico vascolare e per l'apparato neurologico una causa di affaticamento e di causa anche di patologie. Particolarmente quindi una postura a sedere prolungata in una condizione non ergonomicamente ottimale, così come una postura del braccio, quindi del cingolo trapezio scapolare, mantenendo il volante a lungo in una posizione fissa, può essere una causa di affaticamento oppure di compressione dei fasci vascolari e neurologici. Le auto moderne prestano attenzione alla salute del guidatore? Senza dubbio le automobili moderne sono sviluppate per tenere in grande considerazione sia la salute che la sicurezza dei propri passeggeri. Si tenga presente che alcune case costruttrici hanno garantito che entro un certo anno, comunque nel prossimo decennio, avrebbero prodotto automobili che garantivano zero incidenti mortali. Quindi dal punto di vista della sicurezza i sistemi elettronici e la progettazione sono assolutamente hanno fatto dei passi da gigante rispetto anche solo a 10-15 anni fa. Dal punto di vista della salute invece ci si sta lavorando perché in questo momento si sta tenendo in considerazione sia l'ergonomia, quindi la prevenzione di posture non corrette alla guida, sia dal punto di vista dell'efficacia dei sistemi, quindi di una guida corretta, sia dal punto di vista appunto di quello che dicevamo prima, evitare l'affaticamento dell'apparato muscolo-scheletrico prevalentemente.